Benvenuti alla presentazione di AIMPESCAD, il sistema di progettazione PDM CAD-CAM espressamente sviluppato per il settore della pelletteria. Il software è basato su database SQL Server e utilizza AutoCAD come motore grafico. All'avvio di AIMPESCAD, AutoCAD viene eseguito contemporaneamente, comprensivo di tutti i comandi aggiuntivi destinati alla progettazione in pelletteria. Nell'area di sinistra è presente la struttura dell'archivio, organizzata su 4 livelli: marchio, stagione, collezione e tipologia. Nella sezione di destra è possibile visualizzare il set di materiale disponibile, abbinato a ciascuna collezione. Selezionando il modello dall'elenco nell'area centrale, è possibile visualizzarne le varianti di materiali. Nella parte inferiore sono disponibili uno o più schizzi stilistici, fotografie e la preview del disegno. AIMPESCAD dispone di svariate tabelle, tra le quali fornitori, colori e finiture, tipologie di articolo, unità di misura e lavorazioni. Una di queste è la tabella dei materiali, suddivisi in categorie ottimizzate per la pelletteria, come materiali esterni, interni, lampo, accessori, rinforzi, fili ed imballaggi. Con un clic sul materiale è possibile visualizzarne la fotografia per identificarlo con facilità. La presenza di un potente filtro personalizzabile consente di ricercare esattamente i materiali che corrispondono a determinate caratteristiche. Con il doppio clic del mouse si accede alla scheda del materiale, dove vengono inserite tutte le sue caratteristiche, tra cui unità di misura, sfrido e altezza rotolo. La creazione di materiali reali, abbinati a uno o più fornitori, permette simulazione dei costi e delle varianti già in fase di progettazione. Vi è inoltre la possibilità di utilizzare temporaneamente materiali fittizi, come pelle 1 o pelle 2, per velocizzare lo sviluppo del modello e sostituirlo in un secondo momento con il materiale definitivo. La creazione delle voci nella struttura dell'archivio avviene mediante l'utilizzo del tasto destro del mouse e la selezione della nuova opzione disponibile nel menu a tendina. Dopo aver creato una nuova stagione, è possibile ripetere la procedura per generare una nuova collezione. Al suo interno sono disponibili le tipologie di articolo prodotte dall'azienda. Dopo aver selezionato la tipologia, premendo il tasto destro del mouse nell'area centrale, è possibile creare un nuovo modello, personalizzandolo con tutte le informazioni necessarie alla sua catalogazione e contemporaneamente allegare file, scansioni di schizzi stilistici o fotografie. Confermando la creazione del modello, viene automaticamente creato l'intero ambiente di progettazione, comprensivo dell'organizzazione di tutti i file. Mediante un doppio clic, il modello si carica in AutoCAD e viene visualizzata la finestra della sua struttura, composta da 4 aree principali: dettaglio modello, struttura delle parti, definizione della parte, gestione materiali e lavorazione. La dichiarazione di una parte che compone il modello avviene mediante l'utilizzo del tasto destro del mouse, immettendone la descrizione, la quantità e selezionando se abilitare il disegno sagoma all'interno della griglia di lavoro presente in AutoCAD. Ogni volta che viene inserito un nome parte nuovo, questo viene memorizzato per poter essere riutilizzabile in futuro. Come possiamo vedere, tutte le parti che hanno il disegno sagoma abilitato ricevono automaticamente un'etichetta nella griglia di lavoro in AutoCAD. Per ciascuna parte, col tasto destro del mouse, possiamo inserire i relativi materiali,
selezionandoli dalla lista che abbiamo scelto di utilizzare in questa collezione. È possibile anche copiare i materiali di una parte del modello in un'altra parte. Ad ogni inserimento di un nuovo materiale nel modello, alla griglia di lavoro in AutoCAD viene aggiunta una nuova colonna e la relativa parte riceve un'etichetta identificativa. La griglia è composta da righe e colonne, dove ogni riga è una parte e ogni colonna è un materiale. La presenza di etichette all'interno indica velocemente quali sagome di parti o materiali si dovranno disegnare. La griglia di lavoro è uno strumento indispensabile che permette di organizzare il progetto. Visualizza chiaramente tutti i componenti da disegnare, evitando il rischio di dimenticarsi qualcosa e rendendo immediatamente comprensibile il progetto ad altri utenti. Le sagome nette e quelle dei materiali possono essere disegnate utilizzando tutti i comandi di AutoCAD, oltre ai comandi di Impescad espressamente sviluppati per la pelletteria. Durante la progettazione, per chi desidera la massima libertà creando le sagome fuori dalla griglia, è possibile attivare l'opzione area di lavoro, mantenendo invariato l'utilizzo dei comandi. Il comando di posizionamento sagome consentirà di collocarle correttamente nella griglia a progetto eseguito. Il comando crea figure permette di disegnare sagome semplicemente inserendone forma, misure e punto di inserimento nel disegno. L'inserimento delle tacche lungo i perimetri delle sagome può avvenire in svariati modi, ad esempio per puntamento, interdistanza, numero. In questa fase è possibile anche decidere se le tacche dovranno essere disegnate, tagliate o puntate. Con un semplice comando è possibile aggiungere alle sagome, dove necessario, orli, rimbocchi, cuciture, riferimenti e sormonti, permettendo di completare le sagome aggiungendo il loro perimetro e le linee di riferimento. Il comando prevede proprie opzioni ed una vasta scelta di disegni delle estremità. Sui perimetri dove si applicano le cuciture, in caso di presenza di tacche, queste vengono automaticamente spostate sul nuovo perimetro. I comandi di sviluppo cilindrico permettono di disegnare automaticamente nuove sagome a partire da parti già sviluppate. Le sagome realizzate potranno comprendere cuciture e tacche, nel caso queste siano presenti nella parte sorgente. Grazie al comando test giro, mediante pochi clic, è possibile testare dinamicamente le sagome realizzate, al fine di verificare la loro corretta lunghezza sulle cuciture, nonché la posizione delle tacche. Svariati comandi permettono di inserire in modo automatico componenti o lavorazioni. Ad esempio, la creazione della finestra lampo prevede unicamente l'inserimento di larghezza, lunghezza e punto di inserimento. Oggetti così creati hanno già tutte le proprietà dichiarate, come incisioni, tagli interni, eccetera. Il comando serie su polilinea
consente di posizionare e duplicare un campione di oggetti disegnati lungo un percorso, calcolando automaticamente distanza e direzione. Il comando inserimento oggetti su sagoma permette di riempire una sagoma con una texture personalizzata, con la possibilità di regolare la distanza dal bordo esterno. Il comando fianco a T, utile nel disegno delle fodere, permette di creare una sagoma aperta a partire da una sagoma chiusa, indicando solamente le larghezze nei punti selezionati. Il comando apertura pens consente di disegnare la sagoma aperta a partire dal disegno della sagoma chiusa, indicando in quali punti si desidera aprire la pens e quanto, una volta chiusa, dovrà gonfiare la sagoma. La dichiarazione dei parametri di apertura è anche editabile per eventuali modifiche o simulazioni. Al termine del comando, la sagoma aperta verrà visualizzata in sovraimpressione alla sagoma di partenza. È possibile inserire automaticamente in ogni sagoma un testo descrittivo le cui voci e formattazione sono personalizzabili da parte dell'utente. I testi così inseriti si modificano in modo automatico nel caso di sostituzione dei materiali, delle quantità o altri parametri. IMPSCAD consente l'esportazione dei file di taglio materiali in formato DXF-AMA. La configurazione dell'esportazione è personalizzabile in ogni particolare e questo lo rende compatibile con tutti i sistemi di taglio automatico presenti sul mercato. Realizzato il progetto, le sagome disegnate vengono inserite in una o più tavole di plottaggio. L'inserimento può essere manuale oppure automatico su griglia. In questo caso, il comando di nesting è in grado di collocare le sagome ottimizzando l'area di taglio. Dalla finestra principale, selezionando il modello con il tasto destro del mouse, è possibile visualizzare la lista materiali, oppure la distinta materiali, entrambi in formato testo salvabili dall'utente. Selezionando il modello con il tasto destro del mouse, si può accedere alla finestra dei report grafici, dalla quale è possibile selezionare il tipo di report desiderato e svariate altre opzioni. I report così generati possono comprendere anche le fotografie dei materiali ed essere salvati in formato PDF. Per scoprire le altre opzioni disponibili o per ricevere informazioni sul software, visitate il sito impscad.com.